80 giorni da sindaco di Pesaro per Andrea Biancani ed è tempo di primi bilanci. Oggi nella chiesetta di Rocca Costanza il primo cittadino ha illustrato le azioni messe in atto in questi mesi e i progetti futuri per la città. Sono stati 80 giorni di duro lavoro, ammette Biancani. In questi mesi abbiamo rafforzato Pesaro capitale italiana della cultura, implementando gli spazi culturali. Importanti anche gli sforzi messi in campo sul tema della manutenzione di scuole e impianti sportivi. Ricordo che abbiamo messo oltre 1.200.000 euro per la manutenzione, per quanto riguarda la manutenzione delle scuole, degli asili, degli impianti sportivi, per la manutenzione del territorio, quindi quelli che sono i fossi. Tra i progetti futuri, la riqualificazione di Viale Trieste. In autunno ci sarà un concorso pubblico finanziato con 50.000 euro per progettare un nuovo assetto della zona nord, dalla Palla di Pomodoro al Porto. Tra gli obiettivi, l'ampliamento pedonale e l'inserimento di nuovi arredi per rendere il lungomare bello e attrattivo. Inoltre, il comune di Pesaro è al lavoro per rivedere la politica della sosta in strada. È in corso un dialogo con ASPES per realizzare parcheggi in struttura. L'unico parcheggio in struttura oggi a Pesaro veramente realizzato è il parcheggio del Curvone, risale ormai molti anni fa. Abbiamo chiesto a Pesaro Parcheggi di fare uno studio sia sull'area in Viale Trieste, sull'area del San Decenzio, sull'area fuori della stazione del treno e anche davanti alla caserma, perché l'obiettivo è togliere auto della strada, disincentivare l'uso dell'auto soprattutto per le persone che vivono vicino al centro, quindi anche con una politica tariffaria nuova e soprattutto anche andando a rivedere e rimodulare quello che è il sistema delle navette sia invernali che estive. Tra le idee, lo spostamento del mosaico superiore del Duomo nel chiostro del Museo Diocesano. Questa mattina, inoltre, il sindaco Biancani ha annunciato che 130 opere dell'artista Giuliano Vangi sono state donate all'amministrazione e presto saranno fruibili.